La guerra, colleghi e colleghe, Presidente, esponenti del governo, quella economica e quella guerreggiata genera soltanto maggiore povertà, sedimenta risentimento, rancori, odio. E noi abbiamo bisogno invece di mediazioni, di diplomazia e di azioni di pace per scongiurare quella che è già stata definita da altri più autorevoli di me come una terza guerra mondiale. Per lasciare ai nostri figli, e ai figli dei russi, e ai figli degli ucraini, un mondo appena appena migliore di quello che abbiamo ereditato dagli errori e dagli orrori del passato. Grazie. La ringrazio. Prima di passare la parola al collega Alli, avverto che nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono quindi da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Il collega Alli ha facoltà di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Non ripeterò qui le considerazioni di dettaglio che ho già svolto in discussione generale per sostenere il voto convinto che Area Popolare darà alla mozione di maggioranza, mentre voteremo contro tutte le altre mozioni. Vede Presidente, la lettura delle mozioni presentate rappresenta un excursus interessante, ampiamente documentato, sia in termini economici che in termini geopolitici. Soprattutto volto a dimostrare i danni che vengono all'Italia e all'Europa in termini economici dalle sanzioni, fatto che a nessuno sfugge. Soltanto se devo essere sincero, la mozione di Forza Italia sembra scritta pensando a un altro pianeta, perché mescola visioni idealistiche e scenari catastrofici. Comprendiamo bene, evidentemente, come gli interessi personali del Presidente di Forza Italia, del Presidente della Repubblica Russa abbiano come dire, prevalgano dentro questa logica, però, cosa legittima peraltro, però citare Pratica di Mare del 2002, da cui sono passate due ere geologiche, con gli Stati Uniti che hanno un Presidente diverso, che ha scelto una linea di politica estera completamente rinunciataria, e con la Russia che oggi è tornata a essere una grande potenza economica, evidentemente è illusorio e del tutto irrealistico. Queste mozioni contengono elementi positivi, ma tutte un comune errore, a mio parere, quello di anteporre l'interesse nazionale a questioni che sono ben più importanti. Qui non è in gioco la partita Russia-Ucraina e le conseguenze che questa ha sul nostro paese. Qui è in gioco una partita assai più vasta, che è legata agli equilibri geopolitici mondiali, neanche solo europei. E le strumentalizzazioni populistico-elettorali, che cercano di portare a casa qualche consenso di un mondo imprenditoriale obiettivamente in difficoltà, non si giustificano alla luce del ruolo che l'Italia ha nel contesto internazionale, globale. Non possiamo essere autarchici di fronte a palesi violazioni del diritto internazionale, perché queste oggi toccano ad altri, ma domani potrebbero toccare a noi. E già oggi toccano anche altre realtà molto lontane che noi non ci aspettiamo. Il Giappone è fortemente preoccupato di quanto accade in Ucraina, perché le medesime violazioni che la Russia ha compiuto nei confronti dell'Ucraina si stanno riproponendo dall'altra parte del mondo nel tema dei rapporti tra la Cina e il Giappone, la Cina e le Filippine, sul possesso di una serie di isole strategiche del Mar Cinese orientale. Sembra che questo non c'entri nulla, però è in realtà la dimostrazione che la partita Russia-Ucraina ha una dimensione, una ricaduta su scala mondiale. Dunque, esistono ragioni politiche e geopolitiche che vengono comunque sempre e prima di quelle economiche. Purtroppo, devo dire, vengono prima di quelle economiche, ma nessuno di noi può negare che la realtà sia questa. Allora, è ovvio che le violazioni che la Russia ha compiuto, che sono conclamate, ricordava la collega Locatelli, non soltanto quelle della Crimea e del Donbass, ma anche quelle precedenti della Georgia con l'annessione del Sud-Ossetia e dell'Abkhazia, che fu la prova generale che Putin mise in atto alcuni anni fa,
per dimostrare la sua capacità di reazione di fronte alla comunità internazionale. Ecco, queste violazioni esistono e non possono essere giustificate, e non possono essere giustificate neanche con chi con le ragioni di chi dice che Putin in fondo non ha torto, perché la NATO ha attuato una politica di espansione verso est dei propri confini che lo ha messo in difficoltà e oggi è giusto che reagisca. Perché bisogna ricordare a chi sostiene questa tesi che l'adesione alla NATO da parte di paesi come Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Polonia, Romania è avvenuta su una base di quel principio di autodeterminazione dei popoli che poi lo stesso Putin invoca per annettersi la Crimea. Cioè questi popoli hanno scelto liberamente di aderire all'Unione Europea, alla NATO, e anche i paesi che sono che hanno avviato questo percorso di integrazione euroatlantica, penso alla Georgia, alla stessa Ucraina, al Montenegro, che hanno richiesto l'adesione alla NATO, lo fanno sulla base di un democratico sentire popolare. Io ho avuto la possibilità con la delegazione parlamentare, l'Assemblea parlamentare della NATO, di visitare tutti questi paesi ed è evidente, in Georgia l'80% della popolazione vuole aderire all'Unione Europea e alla NATO perché si sente europea. Allora questo dovrebbe essere inteso come una violazione verso la Russia, ma neanche per idea. Con questo non voglio dire che oggi sia consigliabile o suggeribile accelerare i tempi di un'adesione all'Unione Europea, alla NATO di questi paesi, perché la prudenza comunque fa dire che è convenienza anche di questi paesi avere un attimo di pausa di riflessione. Però le violazioni ci sono, sono evidenti a tutti, così come è evidente che la propaganda di Putin continua. Putin, come già dicevo in discussione generale, deve garantire la propria sopravvivenza e quella della propria oligarchia, quindi va in giro per il mondo a dire che vuole essere un partner affidabile dell'Occidente, ma forse aveva ragione l'alto rappresentante Federica Mogherini quando diceva certamente la Russia continua a essere un interlocutore, ma oggi non è più un partner. Allora, è chiaro che Putin si presenta al Papa, si presenta all'Expo 2015 dicendo io sono un interlocutore affidabile, poi al tempo stesso dice alla Svezia non pensate di aderire alla NATO perché vi mando i missili, oppure il giorno prima dice io ho 40 nuove testate nucleari intercontinentali pronte, oppure gli innumerevoli sconfinamenti aerei navali che continua provocatoriamente ad attuare. Allora, è chiaro che di fronte a questa situazione, dove la guerra fredda, e non solo fredda perché io sono stato al fronte ucraino oltre Mariupol e lì la guerra è molto calda, ve lo posso garantire, ho visto i bombardamenti, le bombe, i voragini delle bombe, le case distrutte, la gente che scappa, quindi la guerra fredda è quella meno fredda. Oggi non sono volute dall'Occidente, sono volute ovviamente da Putin che cerca di sfruttare finché può la debolezza, soprattutto la debolezza americana e anche, ahimè, quella europea in campo di politica estera. Di fronte a tutto questo, che è anche un segnale di debolezza nostra, la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ma non solo l'Unione Europea, ricordo, ha scelto la strada delle sanzioni, che sono uno strumento largamente imperfetto, perché la storia dimostra che danneggiano più la povera gente che non il dittatore. Difficilmente il dittatore cambia idea a causa delle sanzioni. Anzi, magari utilizza le sanzioni come ulteriore strumento di propaganda per dire il cattivo mondo nemico che ci affama. In realtà poi la vera sanzione contro la Russia è stato il crollo del prezzo del petrolio e questo lo sappiamo benissimo. Però oggi la comunità internazionale ha un solo modo per dimostrare che non cede di fronte al tema della violazione del diritto internazionale. Ed è quello delle sanzioni. Dunque noi siamo dentro un contesto europeo internazionale, ricordo che lo stesso Giappone ha aderito al regime sanzionatorio contro la Russia. Siamo dentro questo contesto europeo e internazionale, sappiamo che la Russia è un partner importante, lo è sempre stato e deve continuare ad esserlo, quindi è giusto che si richiami l'uso della leva diplomatica verso Putin per il rispetto degli accordi di Minsk, è giusto che si richiami il fatto che l'Ucraina deve completare
un processo di riforme democratiche al proprio interno, in particolare sul tema dei diritti umani, ma non solo, che la stessa Ucraina deve contribuire al rispetto degli accordi di Minsk, ma oggi l'unico punto che la comunità internazionale ha è il richiamo al rispetto degli accordi di Minsk. Quindi bisogna lavorare sul fronte diplomatico, bisogna lavorare sul fronte della deterrenza, dell'assicurazione anche ai paesi più vulnerabili rispetto a questa politica aggressiva che la Russia in questo momento mette in atto, quindi su una serie di fronti dove prevalga certamente la ricerca della soluzione politica e diplomatica, ma che non sottovaluti la necessità di un rafforzamento anche delle difese militari. Bisogna certamente lavorare per minimizzare gli effetti negativi sulla nostra economia, quindi nella nostra mozione di maggioranza mettiamo in evidenza la necessità di sia in sede europea che in sede nazionale di cercare di alleviare le conseguenze negative di queste sanzioni per i nostri imprenditori, ma non dovrebbe si può concludere. Pensare a revocare in modo unilaterale le sanzioni, significherebbe legittimare Putin e quindi occorre che l'Italia mantenga la posizione che la comunità internazionale mantiene. Per cui confermo il voto favorevole di Area Popolare alla mozione di maggioranza. Grazie. Adesso la collega Polidori, prego. Grazie Presidente, Vice Ministro, onorevoli colleghi. Permettetemi intanto di dichiarare subito come voterà Forza Italia. Allora, Forza Italia ovviamente voterà favorevolmente alla mozione a prima firma del nostro Presidente Brunetta, favorevolmente alla mozione della Lega, quella di Fratelli d'Italia, per parti separate quella del Movimento 5 Stelle e SEL, astensione per la mozione firmata Bekis e contro la mozione di maggioranza. Dunque, intanto, giusto per inquadrare la situazione, per capire cosa è successo in questi ultimi giorni e perché la presentazione di questa nostra mozione. Proprio lunedì in Lussemburgo i 28 ministri dell'UE hanno ratificato la proroga di ulteriori 6 mesi delle sanzioni economiche nei confronti della Federazione Russa, che quindi termineranno con buona pace